Rieccoci qua ragazzi, dopo esattamente è passato un mese da quando ho spedito il mio DNA al laboratorio, perché era esattamente il 16 novembre che ho fatto la prima parte del video, questa è la seconda parte, oggi è 22 dicembre, quindi ci ha messo un mesetto all'incirca. Niente, ed è oggi. Andremo a vedere i risultati del mio DNA e inoltre, nel mentre che il DNA stava insomma arrivando al laboratorio, io avevo tutto il tempo di decidere se fare l'upgrade del DNA e quindi scoprire eventualmente anche delle malattie genetiche per quanto riguarda il mio DNA, insomma. Tra poco andremo a vedere tutte queste cose insieme, così vi spiegherò pure un po' come funziona. Allora, eccoci qua. Salve Alessio, benvenuto ai tuoi resoconti sul rischio genetico. Questa breve introduzione ti aiuterà a comprendere meglio i risultati. Cosa vuol dire il tuo DNA sulla tua salute? Il DNA contiene le istruzioni genetiche dell'organismo. Gli esseri umani condividono la maggior parte del DNA. Il DNA contiene le istruzioni genetiche dell'organismo. Gli esseri umani condividono la maggior parte del DNA. Le differenze sono chiamate varianti e ci rivelano molto riguardo alla nostra salute. La maggior parte delle varianti non ha un impatto negativo sulla salute. Alcune varianti possono aumentare il rischio di sviluppare determinate patologie. Esse sono chiamate variante patogene o varianti di rischio. Quindi ci sta dicendo in poche parole che quello che ci dirà nel risultato non è così altamente probabile che succeda, ma c'è un rischio, ok? Perché comunque fa parte della genetica, ecco. Ecco appunto quello che stavo dicendo io. Che cos'è il rischio genetico? La maggior parte delle patologie mediche è causata da una combinazione di fattori non genetici, quali stile di vita e ambiente, e di fattori genetici, che sono determinati dal tuo DNA. Il DNA con cui sei nato. L'impatto che la tua genetica ha sulla tua salute è definito come il tuo rischio genetico. Ok, andiamo avanti. Come determiniamo il tuo rischio genetico? Per alcune patologie, come i tumori BRCA correlati, abbiamo analizzato alcune varianti che sono fortemente associate alle patologie. Per le patologie complesse, come la cardiopatia, abbiamo analizzato migliaia di varianti. Abbiamo combinato i risultati di tutte queste analisi per calcolare il tuo punteggio di rischio. Ah, ok. Rischio, punteggio di rischio. Poligenico, un metodo all'avanguardia per stimare il rischio genetico. Ok, che cosa significa se hai un rischio medio o ridotto? Avere un rischio medio o diminuito è rassicurante. Beh, meno male, fino ad ora ci sono arrivato pure io. Tuttavia, non preclude la possibilità di sviluppare una patologia genetica. Ah, ok, però il rischio è basso. Il tuo livello di rischio è influenzato dall'ambiente in cui vivi, dal tuo stile di vita e dalla tua età, oltre che dal tuo DNA. Analizziamo esclusivamente le varianti più comuni associate a ogni patologia. Esiste la possibilità che tu abbia una variante che non abbiamo ancora analizzato. Che non abbiamo analizzato, scusate. È utile sapere se si ha un rischio maggiore? Sì, sapere di avere un rischio maggiore per una patologia può aiutarti a prendere decisioni informate sulla gestione della tua salute. I resoconti forniscono la tua stima di rischio genetico per determinate patologie. Non indicano se svilupperai con certezza una patologia genetica né la gravità di quest'ultima, qualora si sviluppi. Quindi ci ha dato comunque una rassicurazione che non è detto che si sviluppi, però diciamo che comunque è meglio prevenire che curare. Quindi ci sta dicendo che comunque una controllatina ogni tanto andrebbe bene. Sei pronto a consultare i tuoi resoconti di rischio genetico? A voglia. Ricorda che questi resoconti non possono sostituire i normali test medici, e questo lo rassicura chiaramente. Potresti anche voler condividere questi risultati con il tuo operatore sanitario. I tuoi risultati includono anche i resoconti sulla condizione di portatore sano, con informazioni di approfondimento specifiche per aiutarti a comprendere meglio i tuoi risultati. Resoconti per patologie incurabili. Alcuni resoconti sul rischio genetico mostrano il rischio genetico per patologie gravi che attualmente possono non avere un trattamento o una cura efficace, come la malattia di Alzheimer o il morbo di Parkinson. Alcuni utenti, inclusi coloro che riscontrano ansia o depressione, possono preferire di non vederli. Ah, ah,
Questo mi piace, questo è interessante. Considerazioni aggiuntive. Anche se i vostri risultati indicano un aumento del rischio di una patologia specifica, ciò non significa che svilupperete certamente tale patologia. L'analisi genetica per tali patologie non è raccomandata dalle organizzazioni sanitarie. Desiderate includere resoconti sul rischio genetico per la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson? Ok, praticamente ci sta dicendo che se siamo ansiosi di sapere queste cose, che sono comunque malattie per il momento, e specifico per il momento nel 2023, anzi 2024 in realtà ormai, non è detto che ancora, cioè adesso appunto sono incurabili, però non è detto che in futuro riusciranno a trovare qualche cura. Io sono del parere che sicuramente riusciranno a trovare qualche cura, quindi io mi prendo questa responsabilità e questo rischio. Poi chi vorrà vedere questa parte la può anche vedere nel video, chi non la vuole vedere può anche saltare fino a quando poi non cambio schermata, insomma. Ok, includiamoli tutti e continua. Allora, hai un rischio leggermente aumentato di sviluppare le seguenti patologie. Ok, cardiopatia. Ottimo. Il tuo rischio genetico di sviluppare cardiopatia è del 94% e 2,50 volte superiore. 2,49, scusate, rispetto alla media. Il rischio è un po' più altino. Quindi dice tutto quanto, comprende il tuo rischio nel corso della vita, il 52% cardiopatia. Ok, perfetto, va bene, cardiopatia. Diabete di tipo 2, e questo lo so. Questo lo so perché purtroppo sia mia nonna e i due dei miei zii, quindi figli di mia nonna, hanno il diabete. Ma per fortuna mia madre no, quindi magari più in là, quando sarò un po' più anziano, il rischio ci potrà essere, un po' più anziano, un po' più adulto magari. Obesità e IMC alto? Io non sono così grasso, addirittura. IMC che cos'è? Qui IMC non so che cos'è. Normopeso obeso? Ah, ok. Secondo le classi di peso definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'uomo medio della tua età nella popolazione generale varia da normopeso e sovrappeso. L'IMC è il coso. Ok, è il calcolo tra peso, età e altezza anche. E io ho un coso. Allora, vediamo un attimo, io sono alto 175 e peso 63. Non sto scrivendo 63. Ok, sono in normo peso. Tutto sommato sto bene, sto benissimo, anzi, tra il 18 dovrei mangiare un po' di più perché sto vicino al 18,5%, quindi dovrei mangiare un po' di più, però diciamo che sto bene. Anzi, la tua stima genetica è 24, anzi, io sono ancora più basso. Però è una cosa proprio di genetica l'IMC. Questo è interessante saperlo. Vedi, osteoporosi è una patologia che si sviluppa quando la densità minerale o la massa ossea diminuiscono indebolendo l'apparato scheletrico, che vede aumentato così il rischio di frattura. Nei coglioni, quindi rischio di fratture? Bene. Però vabbè, non è così altissimo, anche se percentile, che vuol dire? Percentile indica dove si colloca il tuo punteggio genetico rispetto ai punteggi delle altre persone. Ah, ok. Se il tuo punteggio di rischio è nel 50%, ciò che significa che il 50% delle persone ha un punteggio di rischio genetico inferiore al tuo, e l'altro 50% ha un rischio genetico superiore al tuo. Percentili più bassi sono correlati con un rischio genetico ridotto, mentre percentili più alti sono correlati con un rischio genetico più alto. Ok, va bene. Questo me lo devo leggere comunque con calma. E questi altre 19 patologie potrei avere, però è un rischio medio questo. Questo è il rischio più alto. Tanto famo le corna. Muovo le corna per non portare sfiga. E queste invece appunto sono a rischio medio. Quindi celiachia. Che palle, no, eh. Celiachia no, eh. No, no. Non mi eliminate la pasta, vi prego. Non mi eliminate il glutine, perché, cioè, te prego. Questo che cos'è? È una condizione. Perché però è tradotto in inglese? Vediamo un po'. Colorectal. Tumore colorettale. Carcinoma colorettale. Tipo all'intestino, un cancro all'intestino, tipo. Deficit di alfa adrenergico
di trispina generazione maculare correlata all'età sarebbe? È una malattia oculare, si tratta di una delle principali cause di perdita nella vista nelle persone anziane. Ah. E questo sì. Poi c'è emacromatosi ereditaria. È un disturbo da sovraccarico di ferro. Ah, che fa sì che l'organismo assorba in magazzini troppo ferro dalla dieta di una persona. Mazzo che. Glaucoma è un insieme di malattie oftalmologiche che può progressivamente causare la perdita della vista dovuta a danni del nervo ottico. Pure, insomma, sono destinato proprio a diventare cieco. Ah, ictus, perfetto, tanto per cambiare. Ipertensione è quello sì, può darsi. Malattia renale cronica. Si manifesta quando ci sono stati danni ai reni che impediscono loro di filtrare il sangue in modo efficace. Bene, se non trattata la MRC può portare insufficienza renale in cui la dialisi o un trapianto di rene sono necessari per la sopravvivenza. Che culo, di nuovo. Morbo di Crohn, pure. Morbo di Alzheimer, va bene. Parkinson. L'HIV addirittura, va bene. Mazza, predisposizione all'infezione. Predisposizione all'ipertermia maligna costituisce una maggiore probabilità di sviluppare un gruppo di sintomi tra cui tachicardia, febbre alta e rottura del tessuto muscolare quando sono somministrati alcuni farmaci usati come parte dell'anestesia generale. What the fuck? Quindi diciamo che potrei essere allergico all'anestesia, quella in ospedale. Può darsi, perché non ho mai fatto un'operazione, quindi non lo so. Forse da piccolo, ma non mi ricordo. E poi, vabbè, ci sono tante altre cose. Normale al seno, non credo. E tumori ereditari. Ho il rischio leggermente diminuito. Fibrillazione atriale. Si manifesta come ritmo cardiaco irregolare, causato da segnali elettrici anormali diretti alle due camere superiori del cuore. Ciò si traduce in un ridotto afflusso di sangue alle due camere inferiori del cuore. Miei coglioni. E ovviamente il rischio bassissimo di tumore alla prostata. Vabbè, si può fare. Dai. Manco troppo. Comunque, c'è per finire condizioni di portatore sano. Vediamo un po'. Cosa c'è scritto? Cosa sono i resoconti sulla condizione di portatore sano? I resoconti sulla condizione di portatore sano ti aiutano a stabilire il rischio per tuo figlio di ereditare determinate malattie genetiche. Sono di fondamentale importanza per te e la tua compagna, prima o durante la gravidanza. Ottimo. Sono utili per tutti, inclusi gli adulti sani e le persone che hanno già figli. E coglioni. Cosa significa essere un portatore sano? Un portatore sano è una persona che ha una copia alterata di un gene, chiamata anche variante patogena, che è associata a una malattia che potrebbe essere trasmessa a un figlio. È normale essere portatori anche se si è in buona salute e non si manifestano sintomi. Molti di noi non sono portatori sani di almeno una malattia genetica. Vabbè, qui ti spiega tutto quanto, non mi va di leggere. I resoconti sulla condizione di portatore sano hanno limitazioni, non sono di tipo diagnostico, non includono tutte le patologie, non comprendono tutte le varianti delle condizioni sottoposte ad analisi. Risultano di maggiore utilità per persone di etnie specifiche come gli ebrei e bla. Non possono sostituire lo screening genetico clinico, va bene. Ok, perfetto. Allora, i tuoi risultati genetici riportati questo segno per ogni patologia analizzata se è probabile che tu sia portatore o meno. Ok, leggiamo. Sei difficilmente portatore delle seguenti 27 patologie. Ok, difficilmente. Madonna, quante cazzo sono? 27? E sono pure poche, mi sa. Vabbè, febbre mediterranea, anemia, malattia, distrofia muscolare, disturbo congenito, anemia di nuovo e basta. Ok, tutto qua? Sono difficilmente, ok, quindi sono abbastanza sicuro, non porto niente. Ha detto che sono difficilmente, quindi sto bene. Allora, tutte le varie malattie le abbiamo lette. Adesso penso di andare sul DNA e andare su panoramica. Perché, ah no, qui ancora non sono pronti. Cioè, a quanto pare il test del DNA per quanto riguarda le malattie l'hanno fatto subito. Però questo qua di da dove vengo ancora non è presente. Vabbè. Quindi direi di concludere qua questo video. Ci vediamo in quello prossimo in cui saranno pronti questi risultati. Riguarda appunto sempre il mio DNA, però.
per quanto riguarda la mia, i miei antenati, la mia etnia, da dove provengo, insomma. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Un saluto da Alexio e alla prossima. Bella!